L'Emilia-Romagna, con 28.675 casi di pazienti positivi al coronavirus a tutt'oggi, è la terza regione in Italia per numero di contagi da Covid-19, la terza per numero di decessi, la terza, dopo Lombardia e Piemonte, anche per numero di guariti. In queste settimane, mentre i bollettini regionali confermano il dato del calo progressivo, seppur non costante, dei contagi, la maggior parte dei quali asintomatici, senza nessun decesso, Ferrara, che resta dall'inizio dell'epidemia la provincia e regione con un minor numero di contagi e di decessi, affronta il ritorno nella vita economica e sociale ad una normalità controllata e intanto si prepara al futuro della sanità locale, che in questi giorni ha vissuto un importante cambio al vertice delle due aziende sanitarie che nell'arco dei prossimi anni dovrebbero fondersi in un'unica azienda. Sicuramente il mandato principale è rappresentato da lo start finale dell'integrazione fra le due aziende USL e l'azienda ospedaliera, che rappresenterà la cornice all'interno della quale poi si vanno a declinare tutti gli altri obiettivi. Obiettivi ugualmente estremamente importanti, importanti per questo territorio, che vanno dal consolidamento della rete ospedaliera hub spoke, che vede coinvolte appunto le due aziende, consolidamento, rinforzamento e ulteriore potenziamento di tutta quella che è la rete territoriale, e per tale intendo sicuramente non solo le case della salute, i distretti nella loro complessità, tutta l'attività territoriale a domicilio che vede una figura chiave nell'infermiere di comunità, ma anche il potenziamento di tutte le cure intermedie per la gestione del paziente cronico, con una forte integrazione anche con la rete degli ospedali. Che cosa ha insegnato per il futuro l'esperienza Covid di questi mesi ai responsabili dell'organizzazione sanitaria territoriale, che si è rivelata, come riconosciuto più riprese da tutti gli osservatori, dagli esperti e dagli stessi responsabili delle politiche regionali, come la chiave di volta del sistema sanitario locale? Come dovrà essere la sanità del futuro rispetto a quella che si è rivelata un'emergenza nell'emergenza, cioè la tutela dei pazienti più fragili, gli ospiti delle residenze sociosanitarie e i disabili? Sentiamo come ci ha risposto l'ex direttore generale dell'azienda USL di Ferrara, che a pochi giorni dalla conclusione del suo mandato a Ferrara, che ha lasciato per andare a dirigere il Policlinico di Modena, ci ha rilasciato questa intervista. Ci ha insegnato che la cosa principale che dobbiamo fare è quella di lavorare insieme con tutti, diciamo, tutti gli stakeholders che possono essere presenti sul territorio. Quindi il lavoro tra strutture sanitarie pubbliche e pubbliche o private accreditate, tra le strutture sanitarie e le strutture sociali, quindi con le amministrazioni comunali in testa. Devo dire che questo cambia la prospettiva. Non siamo stati sempre all'altezza e non abbiamo avuto la velocità di risposta che chiunque di noi si aspetterebbe da un sistema così rodato, però è pur vero che insomma nessuno sapeva esattamente cosa aveva di fronte. Io vedo una sanità che grazie a certe prese di posizione politiche di questi ultimi mesi finalmente riconosce al territorio il valore che ha e che mi sono trovato a urlare ai 420 negli ultimi anni, perché purtroppo molto spesso anche gli amministratori locali vedono nell'assistenza ospedaliera il punto di riferimento unico è indispensabile. È importante sicuramente, però l'assistenza territoriale, soprattutto per delle persone fragili, per le persone anziane, per le persone sole, è quella che fa la differenza, è quella che impedirà alla stragrande maggioranza dei nostri anziani di dover andare in ospedale un giorno sì, un giorno no. Intanto, dopo la grande paura dei mesi scorsi, sono riprese a partire da lunedì 15 giugno, con ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, le visite agli ospiti nelle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e nei centri socio-riabilitativi residenziali per persone con disabilità.
Ma che cosa ha rappresentato per i nostri anziani l'epidemia vissuta o a domicilio o nelle residenze assistenziali? Per tutti ha rappresentato un gran momento di paura, di terrore rispetto a un virus che si sapeva essere particolarmente aggressivo, violento nei confronti delle persone già deboli, quindi affette da patologie croniche, ancor più se le patologie croniche non erano una sola, ma magari erano una somma di patologie, ancor più se queste patologie croniche davano un peggioramento dello stato funzionale, ancor più se l'età era di una certa fascia. Questi sono i dati nazionali dell'Istat, dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci raccontano che la letalità del virus nella fascia che va tra gli 80 e i 90 anni è del 30% abbondante nella popolazione generale, quindi non sto parlando della popolazione specifica. Quindi dati veramente molto, molto pesanti. Le linee guida regionali prevedono ingressi limitati e scaglionati, visite su appuntamento con una durata indicativa di 30 minuti. Se possibile, le visite dovranno essere limitate a un solo familiare, il cui ingresso sarà sottoposto alla misurazione della temperatura e vagliato dai responsabili della struttura. Una cautela preventiva che trae spunto dalla lezione del passato, anche se a Ferrara, come ci dice Franco Romagnoni, geriatra, direttore dell'attività medico-sanitaria per anziani, la situazione è stata drammatica ma non tragica. Noi abbiamo cominciato a monitorare la situazione all'interno di un monitoraggio regionale, quindi seguendo i dati che ci venivano richiesti dalla regione, e stiamo monitorando tuttora 6.000 posti letto, in cui includiamo i posti letto accreditati, quelle delle cosiddette CRA, le case, residenze per anziani, o dei centri per i disabili, perché oltre alla popolazione anziana bisogna ricordare quanta sia la fragilità anche della popolazione disabile, quindi i cosiddetti CSRR, i centri residenziali riabilitativi per la popolazione disabile, appunto. E abbiamo avuto sostanzialmente questi dati. Ad oggi una cinquantina di decessi su 6.000 posti letto. Devo dire che hanno retto abbastanza bene, anche se con qualche eccezione, anche le strutture cosiddette a bassa soglia. Abbiamo incluso nel monitoraggio anche le case famiglia, le case di riposo, e molto di queste appunto hanno retto molto bene la situazione. Abbiamo un tasso di penetrazione all'interno delle strutture che è il più basso della regione, se si esclude Imola, che ha avuto 1-0. Nel nostro territorio abbiamo comunque sulla popolazione generale delle CRA e dei CSRD un 3%. Rispetto al 15% che è la media regionale, quindi veramente un dato molto molto basso. Anche se il numero di strutture coinvolte non è bassissimo, cioè se prendiamo il dato dal punto di vista delle percentuali delle strutture coinvolte arriviamo, mi sembra, un 37-38% su un dato regionale che è appena sopra il 40%. Questo dimostra però una cosa, che una volta che il virus entra nelle strutture, in buona parte, e lo dimostrano anche l'attività di alcune equip di lavoro di questi giorni, si riesce a confinarlo, cioè quello che è stato il dramma in alcune strutture anche del Ferrarese è stato il fatto che non ci si è accorti subito del primo caso, che c'è stata una diffusione dell'epidemia all'interno di una comunità chiusa e quindi c'è stata un'ampia penetrazione del virus, 70-80% dei pazienti, degli ospiti di quella struttura coinvolti. Questo non per una colpa di qualcuno, ma perché non conoscevamo abbastanza. Questo è stato un problema, ci siamo trovati di fronte a un problema grave, importante, rapido nella sua evoluzione e con pochissimi dati all'inizio che ci dessero delle indicazioni vere. In questi mesi la ricerca scientifica ha cercato di conoscere il virus e ha studiato le manifestazioni patologiche di Covid-2, mettendo a segno acquisizioni importanti sul fronte della riconoscibilità dei sintomi e degli approcci terapeutici. Se noi riguardiamo le indicazioni dell'OMS o dell'Istituto Superiore di Sanità all'inizio dell'epidemia, l'attenzione ai sintomi era ristretta essenzialmente al campo respiratorio o della temperatura. Ecco, abbiamo visto in questo periodo quante siano le manifestazioni diverse e adesso devo dire che molti hanno imparato a rizzare le antenne subito,
a fare la segnalazione subito, e questo consente appunto di avere questi numeri che vi dicevo, 3% su tutta la popolazione censita e soprattutto un indice di mortalità che è il più basso della regione. Alla luce delle nuove conoscenze, la sanità pierarese indica ai cittadini come strategia da seguire per il contrasto al Covid-19 innanzitutto la prudenza e l'adozione costante delle misure di protezione individuale e di sicurezza sociale, mentre agli operatori servirà una formazione specifica. Per quel che riguarda le strutture residenziali non è ancora il momento di abbassare la guardia, perché in questo momento ho una casa famiglia e 4 CRA sotto attenzione. Quindi anche se il virus è vero in termini di popolazione generale ha dei valori bassissimi, diciamo più o meno 0,5 su 100.000 abitanti alla settimana come incidenza di nuovi casi, quindi stiamo parlando veramente di molto poco, però è anche vero che ahimè gli allarmi per strutture residenziali sono ancora aperti. Negli ultimi 10 giorni appunto ho raccolto direi ad oggi 5 segnalazioni, come vi dicevo, alcune di CRA e una di casa famiglia. Segnalazioni che però hanno anche dimostrato quello che è una delle armi migliori da mettere in campo, vale adesso e varrà ancora di più nel futuro. Sapere di che cosa stiamo parlando, quindi cercare di conoscere bene quali sono i segnali che ci devono mettere in allarme. Intervenire in modo precoce, quindi rispetto a queste situazioni non lasciarle andare, ma andarci subito a studiare. Che cosa vuol dire? Quindi tamponare le persone, cercare di capire se ci sono delle situazioni appunto di virus attive nei pazienti che sospettiamo come tali. E poi naturalmente quello che è un'arma fondamentale, il distanziamento, la chiusura, l'isolamento. Se i dati ferraresi sono così bassi, questo è soprattutto il risultato dell'effetto di chiusura che all'inizio di marzo è stato fatto, per cui effettivamente viviamo all'interno delle strutture e gli anziani a casa hanno vissuto reclusi, ma questo ha prodotto in termini di salute un risultato enorme. Vi state preparando per un'eventuale seconda ondata sia nelle residenze che, diciamo, dotando la popolazione anziana di segnali di allarme, di capacità di capire, diciamo, quando è il momento di allarmarsi? Non stiamo ancora lavorando su questo, però indubbiamente sarà una delle sfide del futuro, perché per ora siamo ancora in una fase di chiusura delle emergenze. Come le dicevo prima, siamo in una fase di allerta sulle crisi attuali, che per fortuna non sono crisi importanti, ma richiedono una giusta attenzione per non farle diventare crisi importanti. Dopodiché è chiaro che tutto quello che potrà essere studiato in termini preventivi per evitare l'impatto sulla popolazione anziana sarà importante. Faccio degli esempi anche banali: l'impatto reale o supposto della vitamina D come prevenzione, l'utilizzo di alcuni farmaci, diciamo, di bassa pericolosità o alcuni parafarmaci di bassa pericolosità nella prevenzione, sono tutte cose su cui si stanno raccogliendo dati. Per ora non c'è dubbio che la misura più efficace in termini preventivi è stata il distanziamento e la chiusura, questo senza dubbio. Fondamentale per gli anziani che vivono nelle loro case la possibilità di essere curati a domicilio. Quindi serviranno diagnosi tempestive e ricorso ai servizi di assistenza domiciliare arricchiti dalle nuove unità USCA.